Presentato stamani 14 novembre presso la sala giunta di Palazzo di Città, l'evento di solidarietà Il Bosco Incantato, organizzato dallo Sportello dei Sogni e patrocinato dal Comune di Salerno. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la fondatrice e presidente dello Sportello dei Sogni Fiorangela Giugliano, salernitana, ex paziente sognatrice guarita da una leucemia mieloide acuta, volontaria AIL nei reparti oncoematologici pediatrici, e Giovanni Naddeo, proprietario del vivaio Verde Gas, che ospiterà l'evento benefico presentato dalla conduttrice Enza Ruggero in programma mercoledì 27 novembre. Lo Sportello dei Sogni si occupa di esaudire il desiderio del cuore dei pazienti oncologici ed ematologici ricoverati in regime di lunga degenza presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio italiano o in regime di terapia in day hospital o cure domiciliari dai 3 ai 99 anni, perché i sogni aiutano il percorso di cura in quanto generatori di energie positive utili al supporto psicologico. Noi siamo comunque una neonata associazione, sono quasi 4 anni che operiamo sul territorio, abbiamo realizzato oltre 100 sogni dal nord a sud Italia. E quello che è bello è che siamo sempre in contatto con i sognatori, quindi questa terapia dei sogni che ve la definiamo, applichiamo, è veramente terapeutico per tutto, anche il nucleo familiare, ma anche per noi volontari che operiamo. Questo evento è organizzato da Ciccio Costantini, da Gianni Landeo, che un giorno hanno detto: vogliamo realizzare un sogno, e il sogno era quello di realizzare un evento a favore dello Sportello dei Sogni. Quindi ci sarà il 27 di novembre alle 20 una serata dedicata allo Sportello dei Sogni, ma dedicata soprattutto alla magia. Infatti si chiama Il Bosco Incantato, dove ci saranno maghi, fate e tante sorprese che abiliteranno una notte magica, quindi con tanti ristoratori salernitani che hanno aderito e tante persone, anche tanti sponsor che hanno aderito a questa chiamata solidale. Lo Sportello dei Sogni si occupa di realizzare i desideri del cuore dei pazienti oncologici, lo fa a scopo terapeutico. Nasciamo come progetto pilota a Salerno, ma in realtà operiamo su tutto il territorio italiano, perché i sogni arrivano da tutti i dipartimenti di oncologia e ematologia in Italia. Quindi questo evento, che si terrà, ripeto, il 27 di novembre, è un po' una raccolta fondi che sarà dedicata estremamente ai nuovi progetti e ai nuovi sogni che stanno arrivando. Sì, lo Sportello dei Sogni ha dato prova di essere un'associazione, definiamola così, di grande rilevanza, nel senso che tocca le questioni vere, entrando nel merito di queste questioni e offrendo una possibilità sociale ai tanti interlocutori che vogliono realizzare i sogni. L'associazione aiuta queste persone a realizzare questo sogno e dà, da questo punto di vista, da un lato, tangibile solidarietà di cuore a quanti soffrono, ma allo stesso tempo la capacità di aggregazione sociale che deve esserci laddove ci siano delle patologie serie da dover controllare. Quindi sapete che ci si cura non solo con i farmaci, ma anche con lo spirito vitale dei singoli. Questo è il Sportello dei Sogni di tutto e mette in atto. Nel Bosco Incantato, che accoglierà chi vorrà partecipare alla serata, in un clima fiabesco si alterneranno molteplici momenti, dalla musica allo street food, passando per la lettura dei tarocchi, il quadro astrale, le ombre cinesi e le sculture di sabbia, il teatro di illusione e una live music con gli Spillenzia, cover band pop internazionale dance music di Quattro Elementi, attiva dal 2003. Guest star della serata sarà Ivana Giuliano, che presenterà il CD di Natale, le cui vendite saranno a favore dello Sportello dei Sogni, ed Eva, cantante olandese ma originaria di Salerno, che ha vissuto sulla sua pelle l'esperienza del tumore e grazie allo Sportello dei Sogni ha realizzato il suo desiderio di vedersi di nuovo bellissima dopo la chemio che l'aveva provata nel fisico e nell'animo. I biglietti, del costo di 40 euro, sotto i 12 anni non si paga, si possono acquistare in tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa.